Ciao ragazze, allora oggi video sui prodotti finiti di questo mese. Inizio subito perché sono tantissimi, se no stiamo qua fino a domani. Allora, inizio con il bagnoschiuma che ne ho finiti tantissimo. Allora, vi faccio vedere questo qui della Perlier al muschio bianco, se non sbaglio ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video dei prodotti finiti ed è buonissimo. Questo qui è una confezione da 500 ml ed ha 12 mesi di oddio, di scadenza. Oh, davvero molto molto buona, una profumazione che dura sulla pelle davvero tantissimo. Poi io adoro il muschio bianco, quindi strapromosso. Poi un altro prodotto che mi ha stupito, non l'avevo mai provato prima, è il bagnoschiuma delle Petits Marsillais, latte di vaniglia. È qualcosa di paradisiaco, ha un odore fantastico, davvero, ve lo straconsiglio. Vi straconsiglio i prodotti di questa azienda. Tipo, sono francesi, però vengono prodotti in Italia, per quanto dice qui. È un bagnoschiuma per idratare e nutrire la pelle, quindi adattissimo per me. E vi rilascia questo odore di vaniglia delicatissimo sul corpo, fantastico. Non so quanto costa perché l'ha preso mio padre da Acquestapone, però vi straconsiglio questo bagnoschiuma. L'unica cosa che ho constatato è che finisce tipo dopo 2-3-3-4 docce ed è da 250 ml di prodotto ed è una scadenza di 12 mesi. Ovviamente c'è anche altre profumazioni, però per chi ama la vaniglia come me ve la straconsiglio perché davvero l'odore di vaniglia vi resta tantissimo sulla pelle. Qualcosa, io me lo devo sniffare, è qualcosa di fantastico davvero. Poi un altro bagnoschiuma che ho finito è questo qui della Neutromed idratante, come sempre, e costa 1,10 € con provitamina B5, idratante e delicato. Non mi soffermo più di tanto perché comunque è un bagnoschiuma semplicissimo, non ha niente di particolare se non che è fatto apposta per idratare, per nutrire la pelle, quindi è per chi ha la pelle secca come me. Ha un costo che irrisorio di 1 euro, quindi potete provarlo. La fragranza è molto banale, cioè tipo odore di sapone, niente di che, anzi la solita fragranza Neutromed che voglio dire sono standard loro con le fragranze. Poi un altro bagnoschiuma che ho finito è il latte d'avena dell'Angelica, non mi soffermo più di tanto perché ve l'ho fatto vedere innumerevoli volte. Questo qui però è il nuovo look del bagnoschiuma perché ci hanno cambiato il packaging ed è davvero molto buono. Questa qua la confezione da 500 ml, io l'adoro perché solo questo bagnoschiuma mi permette di non applicare la crema idratante e di non avere la pelle tipo squamata perché si secca dopo la doccia, quindi promossissimo. Poi un altro bagnoschiuma che ho terminato è questo qui ai provenzali. È un prodotto senza coloranti e non è testato sugli animali. Ed è questo qui all'olio di mandorle dolci. All'interno praticamente presentava, infatti si vede, è tipo trasparente e c'è questo olio di mandorle dolci. Devo dire che dopo un po' con l'utilizzo di questo bagnoschiuma vi disgusto un pochettino perché l'odore di mandorla davvero è fortissimo e vi disgusto un poco. L'idratazione, devo dire la verità, io mi ci trovo bene con i prodotti dei provenzali, ma non ho notato tutta questa idratazione. Adoro moltissimo loro shampoo, cioè io li adoro, ma questo bagnoschiuma qui non lo so, non mi ha entusiasmato più di tanto. Non mi ricordo il prezzo, vi ripeto, perché l'ha preso mio padre da Acquestapone. Comunque è 400 ml di prodotto ed ha una scadenza di 24 mesi ed è un prodotto made in Italy. Poi ho finito lo shampoo, questo qui della Revlon, che ve l'ho fatto vedere nei promossi bocciati, se non sbaglio, del mese scorso, se non sbaglio, non mi ricordo, ve l'ho già mostrato comunque, o nei preferiti, penso nei preferiti, ed è un maxi formato da 400 ml ed è uno shampoo lucidante per capelli, davvero dà un bellissimo effetto ai capelli. No, ho utilizzato solo questo shampoo senza il balsamo e comunque mi rilasciava i capelli morbidi e lucenti ed è uno shampoo per capelli normali, vi dura tantissimo perché c'è davvero un botto di prodotto ed ha una profumazione fantastica, quindi promossissimo.
Poi, per quanto riguarda i deodoranti, ho finito due deodoranti, cioè di questo qua ne avevo finito un altro, però ve l'ho buttato, cioè, perché già il mio bagno praticamente era pieno di questi prodotti. Infatti, quando mia mamma scoprirà che ho fatto il video, tipo sparerà le botte. Comunque, ho finito due confezioni di questo qui della Dabba, la nuova profumazione al Grapefruit Lemon. Lemongrass scent ed Elgo Fresh, 48 ore di durata ed ha, e non ha, all'interno non contiene alcol, almeno qua dice 0% alcol ed è ottimo davvero. Io adoro tutti i deodoranti della Dabo perché durano tantissimo e proteggono a lungo. Un prodotto che non mi è piaciuto tanto è questo qui della BioClean, che è praticamente un deodorante con una delicata profumazione ed è un deodorante bio che ho trovato in una sugar box di non mi ricordo quale mese, però non dura molto, cioè almeno in estate non è consigliabile l'uso di questo deodorante perché comunque si suda molto e l'effetto non vi dura tantissimo, quindi sconsigliato. Non mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, quindi lo bocciamo. Comunque ho finito la confezione. Questo qui era un campioncino da 15 ml. È comunque un deodorante bio, forse per questo non dura tantissimo, però vi dico la verità, non mi ci sono trovata bene. Poi ho terminato queste due maschere che ho trovato sempre in una sugar box della Planters. Vi ho fatto anche la foto e ve l'ho messa su Instagram con questa maschera sul viso e sono fantastiche. Prolungano molto l'abbronzatura del viso e rinfrescano dopo l'esposizione al sole, che è qualcosa di fantastico. Sono una goduria queste maschere, davvero. Felice di aver avuto la possibilità di provarle. Poi, per quanto riguarda le salviettine struccanti, ho finito due confezioni, questa qui da 72 delle Valentina, sempre a 1 euro, e le mie solite salviettine della Laurella, sempre a 1 euro. Poi, ho finito un bel po' di campioncini. Allora, la crema fluida per il corpo Fiori dell'Olanda dell'Erbolario, che ha una profumazione, ragazze, pazzesca. Infatti mi sono innamorata di questa profumazione. Voglio comprarmi l'acqua di profumo perché è davvero qualcosa di paradisiaco. Poi ho utilizzato la crema dopo sole della Planters, questa qui era quella anti-age, all'acido ialuronico ed è molto molto buona perché ho notato che idratava tantissimo la pelle e la rinfrescava, quindi strapromossa. Ho terminato anche il doposole a malincuore della Supertan, questa qui, la linea di solari che vi ho fatto la review, la potete trovare insomma sul mio canale dove mostro tutti i solari della Supertan e Soleo ed è da un odore, ragazze, questo doposole è paradisiaco. Infatti è sicuramente uno dei prodotti che comprerò in questo stand perché ha un odore pazzesco, dura tantissimo ed è specifico anche per prolungare l'abbronzatura, quindi è qualcosa di fantastico, sicuramente lo andrò a ricomprare. Ed ha anche l'effetto slim, oddio scusate che brutto gesto, ed ha anche l'effetto slim, quindi snellente, quindi che cosa vuoi di più? E di questi qua allora già ve li ho mostrati. Poi ho terminato un altro un campioncino crema ai fiori dell'Olanda, buonissimo, sempre dell'Erbolario. Poi ho finito questi solari, sempre che mi hanno dato il campioncino a Cosmo Prof. Da provare della Soleo e Supertan, ed è questo qui l'Endorfine che vi ho detto che è il loro prodotto top, che io già avevo provato. Poi abbiamo il Black Pearl che ha un odore, ragazze, di orchidea fantastico. Questa, per esempio, è una crema abbronzante che mi comprerò l'anno prossimo perché ha un odore spettacolare. Me la metterei anche come crema idratante normale perché ha un odore, ragazze, pazzesco. Veramente Black Pearl seduttivo, seductive bronzing cream. È davvero molto molto bello come odore. Poi abbiamo il Lemongrass Orange che non mi piace molto, è molto aspro come profumazione, quindi non mi piace. E sono sempre prodotti abbrondanti.
Poi ho provato quest'acqua profumata alle more. Ah, ho provato sia l'acqua profumata alle more dell'erbolario che la loro crema. Devo dire la verità che per quanto riguarda la durata, vi dura più la crema che l'acqua. Però l'odore, devo dire, è bello, è molto fresco, gradevole. Io me lo adoro perché si sente ancora. E poi ho terminato questa maschera Aimed ristrutturante per capelli, buonissima, non vi sto a dire. Ed era un campioncino che mi ha mandato l'azienda insieme agli shampoo da provare dell'Aimed, quindi vi dico fantastica. Poi ho terminato la crema colorata della Essence a malincuore, la devo andare a ricomprare perché mi ci sono trovata davvero bene, fa parte della linea My Skin di Essence ed era la tonalità più scura, quindi consigliatissime da un prezzo tipo di 3 euro e qualcosa. Ho finito questo burro cacao della Equilibra e questo qui era Stick Labbra al Karité, molto molto buono, ve lo consiglio soprattutto nel periodo invernale perché idrata tantissimo le labbra e l'ho pagato intorno ai 3-4 euro da quel sapore. Butto come già vi ho detto dalla review della Splash Cosmetics questo eyeliner perché è praticamente inutile, non scrive, una ceppa. Si è spennacchiato tutto il pennellino, quindi praticamente inutile. E butto questo eyeliner di Debbie che mi si è seccato e tra l'altro non l'ho utilizzato tanto perché macchia la palpebra, quindi non ve lo consiglio per niente al mondo. Ed è il 100% shine eyeliner di Debbie. Questo qui era quello lì verde, Peacock Green, ma vi assicuro è pessimo. Cioè è bello l'effetto che dà sulla palpebra, ma poi quando vi andate a struccare vi rilascia l'alone verde sulla palpebra che è bruttissimo, sembra che vi hanno dato un pugno in faccia. Poi un altro prodotto che ho utilizzato è la crema correttivo, il fondotinta correttivo della Vichy, sempre a campioncino. E devo dire che è molto buono ed è il 25, tonalità 25 il nude. E niente ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i prodotti che ho finito in questo mese. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi mando un forte bacio. Ciao ragazze!